Siamo giunti quindi all'ultima giornata di Riminescenza, le distintive genialità dell'orgoglio riminese. Sono stati numerosissimi i visitatori della mostra di pittori riminesi contemporanei e anche i partecipanti alle tavole rotonde che si sono tenute ogni pomeriggio. Dato che l'anno prossimo si celebrerà il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, la Confartigianato della provincia di Rimini ha voluto dedicare quest'ultima giornata proprio a questo evento, quindi a ciò che era Rimini, la sua storia, i suoi personaggi nel 1861. Infatti la tavola rotonda di oggi si intitola Verso il 150° dell'Unità d'Italia. Vediamo il servizio. Con la giornata di oggi si conclude questa sesta edizione della mostra che la Confartigianato da 6 anni organizza in questo storico palazzo di Piazza Cavour, Palazzo del Podestà. Quest'anno il tema era un po' la summa, era riepilogativo di tutte le puntate precedenti, Riminescenza, le distintive genialità dell'orgoglio riminese, un tema che ha appassionato i riminesi. Gli stessi relatori, più di 50, hanno animato tavole rotonde che sono state frequentate da tantissimi cittadini riminesi attenti, che hanno partecipato tra l'altro, hanno interloquito. Devo dire che sono molto soddisfatto. Più di 5.000 presenze. Ci chiedono di continuare. No, questa volta è veramente la ultima edizione di questa nostra esperienza. Abbiamo supportato e promosso l'arte, gli artisti riminesi. Abbiamo dato la possibilità a tanti pittori in erbo, sconosciuti, giovani talenti, di mostrare le proprie opere ad un grande pubblico e nell'arco di 6 anni abbiamo toccato tutti gli argomenti più importanti, più interessanti per la nostra città, per la nostra società culturale, economica. Quindi direi che abbiamo fatto una cosa importante come Confartigianato, tutti ce lo riconoscono. Oggi, ultima puntata, chiudiamo con la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Prossimo anno, come tutti saprete, sono 150 anni che esiste lo Stato, l'Unità italiana, lo Stato italiano, e quindi la celebriamo oggi con alcuni relatori assai interessanti. Credo che il miglior modo per concludere sia appunto quello, proprio parlando di orgoglio riminese, l'orgoglio di noi riminesi che in quel periodo, nel 1860, e la città di Rimini hanno contribuito, a loro modo, a fare sì che l'Italia fosse finalmente uno Stato, una nazione unita. L'occasione è quella del 150° dell'Unità d'Italia che parte da quest'altr'anno, 1861-2011. Naturalmente Rimini ha una posizione, diciamo, io secondo me preminente in questo excursus storico. L'Unità d'Italia attraversa la città con degli eventi e delle date che sono topiche. E mi riferisco al 1815, che è la data dell'appello muratiano del proclama di Rimini, il 1831, che costituisce un punto fondamentale per la storia del risorgimento italiano, in quanto è il momento in cui Mazzini fonda la Giovine Italia. A Rimini accade quell'episodio incredibile, meraviglioso e straordinario della battaglia delle Celle, in cui una minoranza, un pugno di patrioti, riesce a fermare un esercito austriaco che stava inseguendo in un governo provvisorio che si era costituito e che andava verso le Marche. Quindi sono momenti che avvengono a Rimini e portano poi il nome di Rimini davanti a una platea internazionale, perché Mazzini scriverà nel 1831 il suo primo scritto politico intitolato per l'appunto Una notte di Rimini del 1831, che è considerato anche una pagina di grande letteratura romantica, e il 1815 per la prima volta parla di unità d'Italia, di indipendenza, di lotta contro lo straniero e contro l'Austria, e quindi dà il là a tutto il movimento del Risorgimento. Comincia tutto da molto lontano, ossia da prima ancora della Repubblica Cisalpina, 1797-1800, e le radici si vedono appunto in questo periodo, dove i giacobini e invece gli affezionati ancora allo stato della Chiesa sono uniti nelle stesse famiglie.
ci saranno spargimenti di sangue, un suicida, Gian Maria Belmonti nel 1800, e poi via via uno strascico davvero entusiasmante e più che romanzesco, tanto che Rimini fu al centro di moti insurrezionali famosissimi che ispirarono scritti importanti come quello di Massimo D'Azeglio 1846, moti di Romagna, e la Nuit de Rimini per la battaglia delle celle. E comunque tutti poi alla fine, non solo i nobili, parteciparono a questi moti, e i borghesi, persone umili, eccetera. Ecco, questo è il nostro sostrato. Allora, lo vedete nell'immagine, ha 30 anni, è nato nel 1836 e si è formato a Roma nell'ambito di Francesco Coghetti, che è l'autore del grande sipario del teatro del Poletti di Rimini. Guglielmo Bilancioni dovrebbe essere il primo pittore dell'unità italiana. Forse potremmo dire che forse è l'ultimo dell'antico regime, perché è l'ultimo pittore di mestiere professionista. Dopodiché i pittori a Rimini sono un po' così, pittori dilettanti, nel senso che non lo fanno più per mestiere, per professione, insomma. E in particolare, siccome non c'è tanto tempo ovviamente, no? Prenderò in considerazione la committenza di una famiglia molto molto interessante di riminesi, che sono i Serpieri. I Serpieri sono padre e figlio, Enrico e Giovanni Battista, due imprenditori minerari, e aprono miniere in Sardegna e in Grecia. Il più giovane, Giovanni Battista, che comunque è proprio lui il committente, diciamo, di Guglielmo Bilancioni, è stato il primo presidente della Montecatini, quindi un personaggio direi di rilievo nazionale. E allora queste due cose che sono nuove, diciamo rivoluzionarie, no? E cioè l'unità italiana e il profitto, una società la società, diciamo, dei riminesi in quel momento era tutta basata sulla rendita agraria, diciamo. E mi pare che siano due spunti da sviluppare. Ed ora 60 secondi di Clessidra. IRFA Confartigianato presenta un ciclo di incontri rivolti alle famiglie. IRFA, ente di formazione di Confartigianato Rimini, propone da martedì 19 ottobre sino al 15 febbraio 2011, nella sede di via Marecchiese 22 a Rimini, una serie di serate dedicate all'incontro con esperti, dai quali cogliere spunti per svolgere il non facile compito di crescere ed educare i figli. Il prossimo incontro si terrà martedì 16 novembre 2010 alle ore 20:30. Il titolo dell'incontro sarà La famiglia, essere buoni genitori. Relatore il dottor Osvaldo Poli, psicologo psicoterapeuta. Bene, termina così questa puntata di Confartigianato News. Come sempre vi ricordiamo di prendere visione anche dell'altra trasmissione della Confartigianato della provincia di Rimini 44.12. Per ulteriori informazioni, per conoscere le opportunità che Confartigianato è in grado di offrire ai propri associati, potete anche visitare il sito all'indirizzo confartigianato.rn.it oppure rivolgervi presso una delle sedi del territorio. Noi ci rivediamo la prossima settimana. Buonasera a tutti.